buongiorno a tutti, scusate per la mia voce un po' da tenore, però è un difetto da fabbrica, quindi... Dunque, prima di tutto voglio mandarvi un saluto da parte di Massimo Costa, che non è potuto venire perché è influenzato. Siamo venuti noi, il meglio di Parma, praticamente. Oggi come... Grazie dell'applauso, anche se poco, ma vabbè. Dunque, oggi si parla di sessualità e di affettività. Cominciamo dall'argomento un po' più spinoso, diciamo, la sessualità. Devo dire che da qualche anno, da questa parte, io mi riferisco sempre a un noto programma della RAI, di RAI 3, della serie Chi l'ha vista. Quello è una cosa molto, molto attuale per me. Per quanto riguarda invece l'affettività, io lo vedo spesso fra i ragazzi di Modena, che mi piace molto venire, cioè amo molto venire qua perché vedo in loro una grande, fra di loro una grande affettività, un grande sostegno. E lo vedo a Prato, lo vedo che è un'altra realtà molto bella che a me piace molto, e lo vedo anche a Trento, anche se sono un po' allergici agli orsi, però l'ho visto spesso. Parma è un po' diciamo che da un periodo a questa parte siamo un po' in crisi, diciamo. Ci sono alcune colonne che al momento sono un po' debilitate, che cercano di sostenere il nostro gruppo con incontri, giocando a pallone. C'è un po' questa voglia di stare insieme, anche se sicuramente rispetto alle città che ho detto prima c'è tanto cammino da fare. Io ho avuto fino a 5 anni fa mia madre e molto tempo fa avevo anche mio padre. Sono mancati, adesso vivo da solo, anche se qualcheduno si dice: cavolo, come mai vivi da solo? Ma ce la fai da solo? Cavolo, se ce la faccio, cioè, finché c'ho qualche neurone che mi passa nel cervello ce la faccio. Il problema è che alcuni vanno un po' per i conti suoi, ma ancora ce n'ho qualcheduno che funziona. Io soffro di depressione da qualche anno, avevo mia madre depressa e come si dice, vai con lo zoppo e impari a zoppicare. E mi sono portato dietro mia madre per 10 anni, me la sono curata come potevo. Ho un fratello che anche lui fa parte di questo staff di Rai 3. Io devo dire che non sono gay, anche se ho tutto il rispetto per i gay. Lui fa parte di Chi l'ha visto, dal senso umano, non sessuale, diciamo. Niente, io vorrei avere più incontri, vorrei avere più possibilità di esprimermi, possibilità di sentirmi anch'io partecipe di questa malattia che involontariamente mi ha colpito qualche anno fa e niente, adesso io mi sento abbastanza bene, anche se rinnego che Parma stiamo andando un po' verso la deriva, però l'importante, io ho un grande amore che io spero che qualcuno l'abbia già provato, un grande amore per gli animali. Io faccio riferimento a una battuta del grande Totò che diceva: più conosco le persone e più amo gli animali. Quindi so che vado controcorrente perché qui si parla di affettività e di sessualità, però io ci credo molto in questo rapporto che ho con gli animali e per questo che sto andando avanti piano piano, ma sto andando avanti. Grazie. Ciao, io sono Federico, sempre del gruppo di Parma come lui, dell'associazione Ele Interventi 7.
Niente, a me mi è venuto in mente adesso quando siamo arrivati. Siamo amanti, eh. No, non siamo. Siamo una coppia di fatto. No, no, mi è venuto in mente quando siamo arrivati qua, abbiamo deciso di intervenire circa alle 10 così. Mi è venuto in mente di dire questa cosa qua. Io ho ricominciato a fare il gruppo di automutuo aiuto con Massimo, l'educatore che è a casa con l'influenza per qualche giorno, circa così a fine luglio. L'estate dell'anno scorso, un anno e un paio di mesi fa, e per quanto appunto riguarda l'affettività, diciamo che io, anche altri, secondo me, magari non proprio tutti, però secondo me nel nostro gruppo c'è affettività comunque, perché cioè è bello questo incontro che facciamo tutti i mercoledì. Domani, per esempio, cerchiamo di organizzarlo da soli perché Massimo, appunto, è in malattia. E metà l'abbiamo fatto anche mercoledì scorso, e, tra l'altro, e alla fine sta diventando, io lo facevo anche prima con lui già da 6 o 7 anni fa, come una specie di, non so se vale anche per Alfredo, come una specie di seconda famiglia. Lui è un po' più critico, però un po' più di seconda famiglia, perché comunque andiamo anche oltre questo incontro di un'ora e mezza che facciamo il mercoledì, ci incontriamo anche magari andare in parrocchia il sabato, dove c'è la parrocchia Parma, dove si mangia la torta fritta o altre cose, si guardano le partite, oppure ci troviamo per andare in pizzeria anche con Massimo o degli altri quando ci sono degli incontri. E non so, io, per me è anche importante l'accoglienza, insomma, anche vengono a far parte del gruppo anche dei ragazzi che magari possono anche creare qualche problema, magari il gruppo hanno il loro carattere, possono dividere, possono sì, creare a volte magari un po' di zizzania, però secondo me è importante anche saper trovare, cioè capire che tutti abbiamo avuto i nostri problemi, i nostri punti di difficoltà. Io sono per primo, non me lo posso scordare perché fino a lui se lo ricorda, fino a 4 anni fa un certo episodio in cui, insomma, ero pieno di rabbia, è successo quello che è successo, e quindi Era male. sì, ero, ecco, ero matto come la me stesso. E quindi non lo so, adesso a me viene voglia di cercare di. L'ho detto anche a Trento un po' questa cosa 2 settimane fa, di cercare di trovare un senso alla mia vita anche con questa cosa qua, insomma, di creare comunque una seconda famiglia. Il gruppo AMA, secondo me, può essere anche una famiglia, come dicono anche gli psicologi, elettiva, in cui alla fine spesso mi sento più a casa mia lì che non con i miei familiari, che spesso certe cose, problemi che ho avuto, certe cose che vivo, o non lo sanno neanche perché non gli interessa, o anche sapendo non riuscirebbero a capirlo. E ci credo, mi piace questa cosa. Boh, sì. No, io parlo solo. E sessualità come lui, chi l'ha vista?